Ciao, sono Francesco, Product Specialist per Algameco. Oggi ho portato con me una delle ultime novità in casa MXR, l'M307 Layers. Il Layers è un pedale sustain molto versatile e particolare, basato su tre livelli di sustain differenti, che possono suonare singolarmente o sommarsi. Ogni layer ha il proprio LED di stato per indicare che è attivo e possiamo attivare i layer o tramite il foot switch, quindi premendolo il pedale allungherà quello che stiamo suonando, oppure attraverso la dinamica suonando le corde della chitarra. In questo caso ogni volta che suoneremo una nota o un accordo si attiverà un livello, suonando la nota o l'accordo successivo si attiverà il secondo livello e così via. È possibile scegliere tra due modalità di riproduzione. Nella modalità single, attivabile premendo il tasto single, suonerà un livello alla volta, quindi suonando si attiverà un livello di sustain. Suonando ancora si attiverà il secondo livello, ma il primo cesserà di suonare. Se la modalità single è disattivata, i tre layer lavorano invece contemporaneamente, intrecciandosi e creando dei pattern, dei tappeti sonori molto più articolati. I controlli permettono di regolare il funzionamento dei livelli di sustain. Ad esempio la manopola Trig, con il suo LED di stato, imposta la soglia di attivazione, quindi la sensibilità del pedale. Ruotando verso sinistra la sensibilità del pedale sarà molto bassa, quindi dovremo suonare molto forte per attivare un layer. Ruotandolo invece verso destra sarà molto più sensibile il pedale, quindi anche suonando piano i layer si attiveranno. Quando il LED è rosso significa che il layer non sta ricevendo segnale. Diventa invece verde quando il layer riceve un segnale. La manopola Attack gestisce invece il tempo di attacco o fade-in di ogni singolo livello, mentre la manopola Decay imposta il tempo della dissolvenza. In questo pedale il Decay funziona in modo molto particolare, perché imita le vibrazioni naturali di una corda fisica, facendo quindi decadere prima le alte frequenze. Il tasto Sub-Oct aggiunge un'ottava bassa ai layer. Da tenere presente il fatto che se un layer è già attivo e premiamo il tasto Sub-Oct, l'ottava non verrà aggiunta al livello che è già attivo, ma verrà aggiunta successivamente ai layer che verranno attivati. Infine la manopola Mix gestisce il mix tra segnale pulito ed effetto. Le possibilità di questo pedale non sono finite qui, infatti è possibile aggiungere delay e modulazione tramite le funzioni avanzate che vedremo più avanti. È possibile scegliere di far lavorare in stereo il pedale sia in ingresso che in uscita. Poi si può splittare il segnale in uscita e mandare il segnale pulito a una catena di effetti e il segnale effettato ad un'altra. È possibile scegliere se sentire o meno il segnale pulito. Infine, sfruttando il jack control con le sue tre modalità, possiamo scegliere di controllare l'attivazione dei layer tramite foot switch o passare da un'impostazione all'altra utilizzando un pedale di espressioni. Quindi ogni manopola del layers nasconde una funzione secondaria che possiamo attivare tenendo premuto o il tasto single o il tasto sub-oct mentre facciamo le regolazioni. Come accennavo prima, il jack control è molto versatile perché permette di connettere un pedale di espressione o un tap tempo per attivare i layer, ma permette anche di inviare il segnale pulito quando si utilizza la modalità wet-dry split.
Bene, ora non rimane che farvi ascoltare le sonorità di questo MXR Layers, partendo prima dal funzionamento delle manopole, quindi delle funzioni primarie, passando poi alle funzioni avanzate e secondarie. Ho con me anche un MXR WA44 Wild Audio Overdrive per creare suoni differenti.
Per questo video è tutto. Come sempre io vi invito a seguirci sui nostri canali social o a visitare il sito www.algameco.com per scoprire tutti i dettagli e le caratteristiche di questo MXR M307 Layers o tutti gli altri prodotti MXR, Dunlop e Weyuge. Ciao!